cultura, la scienza, sono forze ademocratiche che hanno bisogno di una gestione politica. Quello che serve sono le idee, è il progetto, è l'orizzonte. Quando tanti ironizzano, perché abbiamo figli che vogliamo rinnovamento, poi come vediamo una persona giovane, anche no, all'ospedale, vedi il dottore giovane, ti scompensi, no? Perché dice questo. E stessa cosa con la politica, no? Quindi quando vedi una persona giovane, no? Sarà esperta, saprà le cose. Allora, le macchine amministrative sono mandate avanti tecnicamente dai dirigenti. Il Comune di Livorno ha al suo interno tutte le competenze per poter funzionare al meglio. Quello che il Comune di Livorno non ha avuto in tutti questi anni, per cui le competenze dei dirigenti e i dirigenti sono trovati a rivestire un ruolo politico, è la linea politica, la politica che non è abbastanza forte di idee e di un rapporto forte con la propria base per dare un indirizzo alle competenze tecniche che esistono dentro la macchina amministrativa. Punto e basta. Una battuta che ho fatto, ma in realtà è vero, cioè io sono il terzo candidato sindaco più giovane di Livorno, prima di me Paragoni e Piaz, chiaro, non è un paragone, però per dire che non è questione di esperienza, è questione di avere le idee chiare, non è detto che le idee chiare e la forza per affermarle si abbiano di più a 50, 60 anni, 40 che non a 33. Quello che auspicando che si cercasse, come sembra che si sia intenzionato di fare, una soluzione assolutamente pacifica, cioè ottenere da Casalco, ottenere dall'amministrazione comunale che i lavori possano iniziare con un po' di ritardo e nel frattempo usare strutture che pure esistono, che sono già state svuotate, perché sapete che noi piani di recupero prevedono che le famiglie vengano spostate in nuovi palazzi e inizino i lavori nel palazzo che prima vivevano, i lavori di o demolizione e ricostruzione oppure di ripristino, di ristrutturazione. Perché però una casa da quando viene svuotata, quando si iniziano i lavori, quindi quando viene cantierata, sia stata messa, diciamo, a norma in questo senso dal punto di vista di tutta l'autorizzazione, ci vogliono circa 2-3 anni ad oggi, prima molti di più, oggi 2-3 anni. Quindi, allora, perché non sfruttare gli edifici che esistono a Livorno, a Shanghai, in questo senso, per rispondere all'emergenza abitativa? Cioè non sono persone che se ti dici, guarda, invece di un canone concordato a 700 euro, te lo do a 400 euro, se lo possono permettere, sono persone che non hanno più niente, sono persone che hanno perso il lavoro, non hanno più niente, in questo momento sono per strada. Allora, siccome in questo senso, quindi io questa è la proposta che io ho fatto e che io faccio e che ci sia da parte dell'amministrazione, da parte di Casalco, da parte, la possibilità di un impegno pubblico a trovare una situazione, una soluzione di questo tipo qui. Ma dico, esiste, l'Unione Inquilini ha presentato un ordine del giorno, se non mi sbaglio mi correggeranno Paolo e Daria, che sono presenti, a novembre del 2013, il 18 novembre 2013, un ordine del giorno per i piani di recupero solidali, che prevedeva esattamente quello che io sto dicendo, ok? Che quindi, quando veniva sgomberato un edificio, svuotato un edificio, perché si potesse procedere alla sua ristrutturazione, nel tempo tra lo sgombero e l'inizio dei lavori, stimato mediamente in 2-3 anni, potesse essere usato per rispondere all'emergenza abitativa. Chiaro, è una risposta emergenziale. È stato approvato da tutto il Consiglio Comunale. Io chiedo, com'è che l'amministrazione comunale, la Giunta, poi si è rifiutata? Penso sia l'unico ordine del giorno approvato da tutto il Consiglio Comunale, quindi sinistra, destra, eccetera. Com'è che l'amministrazione comunale poi non ha dato seguito a questo ordine del giorno? Qui c'è una volontà politica che io non ho capito a questo punto, allora di cui faccio domanda. Okay. Credo che è evidente che se noi andiamo in giro, cioè abbiamo le persone che non hanno la casa, negozi che chiudono uno dopo l'altro, centri commerciali che aprono, una città che è progressivamente sempre più inquinata, sono dati che sappiamo, conosciamo, a rispetto del fatto che non esista un registro sui tumori e dati epidemiologici attendibili rispetto a quella che è l'incidenza, appare molto alta, specie nei quartieri nord, come dicono le associazioni che si occupano appunto di malattie, di leucemie, di fome ed altri. Com'è che non esista rispetto di questi dati
che arriva appunto informalmente un dato ufficiale che invece ci dovrebbe essere. È una città che è sempre un centro che per esempio è sempre più svuotato e sempre più brutto, una città che è sempre meno accessibile. Io ho un bambino di un anno e per me è stato importante andare in giro con il passeggino per rendermi conto di quanto sia difficile, di quanto possa essere difficile per una persona, per esempio, in sedia a rotelle, per capirlo veramente, davvero, ti dico, spostarsi in una città come Livorno. È una cosa, come sia difficile per un'anziana con i marciapiedi che un anziano con i marciapiedi. La mia vicina di casa, per esempio, ci sono zone di Livorno dove lei dice che non può andare, dove dice che non va perché ha paura di cadere, e lei si è già fratturata diverse volte cadendo. È una città che è sempre meno accessibile, una città che è sempre più svuotata, sempre più disertificata, una città che è sempre più brutta, una città che è sempre meno vivace culturalmente, a dispetto di una grande capacità di resistenza di tutte quelle associazioni, quelle realtà che ci sono. Una città che vede diminuire costantemente i posti di lavoro, vede diminuire il flusso delle crociere, una città che è stata progressivamente deindustrializzata. Ecco il programma del centro-sinistra, il centro-sinistra ufficiale, che noi andiamo a questo punto a sostituire a tutti gli effetti.